Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video che oggi voglio dedicare alla recensione di due profumi alla tuberosa low cost. Uno è il Tuberose di Monotheme che io ho acquistato al DM per un prezzo davvero molto conveniente tra gli 11 e i 12 euro. Il DM è il mio punto di riferimento perché ce l'ho vicino a casa e veramente a tutti i Monotheme ne ha una serie infinita, quindi quando vado lì posso sbizzarrirmi nell'annusarli tutti. E l'altro, sempre preso al DM per un prezzo super cheap, per la modica cifra di 6,99 euro, il Varencia White di Ulri de Varenne, ed è molto molto carina la sua presentazione in questo flaconcino di ceramica decorato con delle roselline. Cominciamo subito dal Monotheme Tuberose, che è già stato recensito ancora l'anno scorso qui su YouTube. Io perlomeno ho visto una recensione di un canale che si chiama Profumi e Balocchi, che ne parlava molto bene, ma non posso parlarne che bene anch'io. È un profumo meraviglioso, è una bella tuberosa persistente sulla pelle nonostante si tratti di un eau de toilette, rimane praticamente per tutto il giorno e lo trovo meraviglioso per questa stagione invernale. La tuberosa è un fiore che ha la caratteristica di essere carnale, seducente, passionale, burroso, oserei dire, e io la amo perché è una delle note che amo davvero di più. Per quanto riguarda questa fragranza, mi ricorda tantissimo un profumo che ho in collezione, che è il Truth or Dare di Madonna. Questo profumo è molto amato nell'ambito degli appassionati dei profumi di nicchia e io purtroppo l'ho pagato più del prezzo che questo profumo vale, perché quando è uscito lo si trovava sui 15 euro. Io l'ho preso più di un anno fa, quando si cominciava a trovarlo a stento anche online. L'ho trovato in una profumeria della mia regione che tiene anche profumi di nicchia. E niente, l'ho pagato praticamente più del doppio, però sono contentissima di averlo perché mi piace tantissimo, mi piace la profumazione e mi piace anche il flacone particolare, proprio nello stile di Madonna. In comune hanno delle note questi due profumi e sono due fragranze che non hanno chissà che evoluzione, ma tutti e due hanno un odore di tuberosa molto 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 latteo, burroso, avvolgente, bello, troppo bello per questa stagione e per l'inverno. La amo troppo io la tuberosa. Allora, parlando delle note di tuberose di Monotheme, questo profumo si apre in testa con note di cocco e petit grain. Mentre questa nota magari forse dell'apertura un pochettino proprio più verde all'inizio si avverte nel Monotheme. Il cocco, la presenza del cocco probabilmente in testa è quella che contribuisce a rendere questo profumo così corposo, così vellutato oserei dire, contribuisce ancora di più a dare questo sentore che già di per sé la tuberosa per la sua natura possiede. E il petit grain è molto simile al fiore d'arancio, però viene ottenuto attraverso anche le parti verdi, ovvero delle foglie e dei rametti, oltre che a quella del fiore, e quindi è un olio essenziale che viene aggiunto ai profumi che ha anche un sentore che vira un po' verso il verde rispetto al classico fiore d'arancio, per intenderci. E quindi forse se c'è un po' di differenza con il Truth or Dare, io l'avverto un po' di più nella prima parte del profumo, anche se, ripeto, non ha chissà
che evoluzione questa fragranza. La nota di cuore è proprio la tuberosa, ed è tuberosa comunque dall'inizio alla fine. Questo profumo, appena lo si spruzza addosso, si sente che è un profumo quasi mononota alla tuberosa, come io lo avverto quando mi spruzzo il profumo di Madonna. Qui la tuberosa è stata messa tra le note di testa, ma anche qui, vabbè, c'è in testa solo nella piramide olfattiva, ma veramente si sente tuberosa ad libitum da quando lo spruzzi fino a quando il profumo se ne va dalla pelle. Entrambi comunque profumi molto duraturi, strong proprio. E come note di base qui abbiamo la vaniglia unita alle note di ambra e di legno di cedro. Anche qui abbiamo più o meno lo stesso fondo, perché abbiamo la vaniglia e l'ambra, ma invece del legno di cedro abbiamo il muschio. Ma non lo sento io muschiato alla fine sulla pelle questa fragranza, sento di più un fondo più dolce, che vira più verso il dolce, il vanigliato. Ma se vi aspettate l'odore del muschio bianco, o magari, cioè, muschio di quercia, neanche parlarne, non siamo su quel tipo di fondo, per intenderci il muschio alla Narciso Rodriguez o alla Body Shop. Abbiamo proprio quest'altro tipo di fondo, più dolce, più vanigliato, più ambrato, quindi muschio poco, almeno il mio povero naso non arriva ad avvertirlo. E qui c'è anche questo fondo che dovrebbe essere un po' legnoso se c'è il legno di cedro, però secondo me ambra e vaniglia in entrambi sono le due note che almeno sulla mia pelle escono di più. Profumo, per quanto mi riguarda, consigliatissimo, e lo consiglio anche a una signora che mi ha chiesto in uno dei miei ultimi video se potevo parlare di profumi alla tuberosa e se potevo darle un consiglio, ma subito nel commento le consigliai questa fragranza, perché io lo conosco veramente da un bel po' di tempo questo profumo, però non ho mai registrato il video. Ma è un profumo che mi è molto molto familiare, come anche questo. Entrambi sono proprio felice di averli nella mia collezione. E adesso passiamo all'altro, che è Alvarencia White di Ulrich de Varenne. E questo invece non è una tuberosa così strong, però comunque è un profumo che sa assolutamente di tuberosa, e anche direi di fiori bianchi. È un po' un putpourri leggero, arioso, di fiori bianchi. Questo, a differenza di Monotheme Tuberose, è anche forse più adatto alla primavera, dura di meno sulla pelle, e per questo motivo è un po' più portabile in tutte le stagioni. Ha un non so che anche di saponoso, di saponetta di una volta, quegli odori che si sentivano, io mi ricordo, nel bagno della mia nonna, dei saponi che lei utilizzava quando io ero piccola. È molto molto carino, non è chissà che profumo, chissà che capolavoro, ma per il suo prezzo, che è addirittura neanche di 7 euro, si difende davvero bene, soprattutto quando lo si spruzza. Al primo spruzzo non si ha la vampata di alcol, che è spessissimo una caratteristica di molti profumi cheap e a basso costo. Per quanto riguarda le note olfattive di questo profumo, abbiamo neroli, pesca e mela tra le note di testa. Poi, come note di cuore, abbiamo la tuberosa e il fiore d'arancio, quindi abbiamo questo richiamo di neroli e fiore d'arancio, che veramente è un po' molto molto simile. Le sfumature sono veramente poche. Le note di base sono la vaniglia, la fava tonka con muschio e sandalo. Però, al di là di tutte queste note che vi ho letto, qui si percepisce un bouquet di fiori bianchi con una tuberosa dominante. Non c'è tutta questa grande evoluzione in questa fragranza.
È comunque molto molto carino e per il prezzo davvero ve lo consiglio. Mi piace da matti il flacone. Una cosa che non mi piace invece è questo tappo in plastica che non si vede magari nel video perché a un minimo di distanza potrebbe sembrare un tappo dello stesso materiale della boccetta del flacone, ma lo trovo un po' una tamarrata questo tappo. Infatti sto meditando di metterci un bel fiocchetto e di modificarlo un pochino perché è molto carino da lasciare anche magari in esposizione in qualche zona della casa. Che dire, profumo senza troppe pretese, ma per il rapporto qualità-prezzo davvero può essere definito un po' una chicca. Una chicca come l'ho definito anche Ade Rock, che ha un canale qui su YouTube, Ade Dolce Rock, che saluto. E io l'ho visto anche nel suo video recentemente, l'avevo già acquistato io questo profumo, ce l'avevo già da un po', però visto che ne ha parlato anche lei in maniera entusiastica e in effetti è un bel profumino. E questo è tutto per queste due fragranze low cost. Fatemi sapere anche voi se le conoscete, se le avete trovate, se le avete trovate al DM o se si riescono a recuperare anche in altri luoghi, in altre profumerie o catene di profumerie qui nel nostro paese, cosa ne pensate e soprattutto se sono di vostro gradimento queste fragranze. Ci vediamo nel prossimo video profumoso e a presto, un grande bacio, ciao!